prevedeva che si facesse senza costi per lo Stato. Ma è tutto così. Noi abbiamo tante competenze, pensiamo a reti di legalità, no? Queste famose riforme a costo zero. Bene, allora a questo punto io darei la parola al dottor Fabio Picciolini, presidente di Consumers Forum, per fare, diciamo, delle osservazioni conclusive. Sì. Ecco, forse dire conclusioni è un po' troppo ambizioso, ma osservazioni conclusive, tenuto conto di tutto quello così che è emerso nel contesto di questo incontro. Grazie. Grazie, grazie a lei. Ma credo conclusioni o anche osservazioni sarebbe presuntuoso da parte mia. Io vorrei fare esattamente il contrario, vorrei questo, chiunque sia, chiunque poi guiderà Consumer Forum, comunque lei a situazione consumatore sia un punto di partenza, perché io sono molto soddisfatto della giornata di oggi, ringraziamenti ovviamente li farò alla fine a ognuno dei presenti e a ognuno dei partecipanti al corso di alta formazione. Sono molto contento della giornata odierna perché mi consente di fare un'osservazione per me importante. Io ho iniziato la mia presidenza in Consumer Forum sviluppando il rapporto con le università. Tor Vergata è il caso più eclatante. Ma non è solo Tor Vergata, è stato il discorso con Catania, altre sono in itinere e via dicendo. Lo concludo, idealmente, ancora c'è qualche mese di presidenza, ancora con le università, perché io sono convinto che il consumerismo del futuro non può più essere, ma tornerò su questo argomento, il consumerismo pioneristico dei miei tempi, quando sicuramente abbiamo fatto tanto. Io ne sono convinto di aver dato il mio contributo, tanto piccolo sta agli altri giudicarlo, ma oggi non è più, non può essere, non deve essere più così. Io penso a questo biennio, in questo biennio abbiamo fatto tre scelte, credo, secondo me, estremamente importanti. La continuità storica con Roma 3, con un dottorato sul consumerismo, questo corso di alta formazione a Tor Vergata e un corso sulla sostenibilità con Siena, con l'Università di Siena, Dipartimento di Arezzo su etica e sostenibilità. E credo che questo debba essere un aspetto importante, che un'associazione come Consumer Forum, che racchiude in sé, non esagero le ho citate, ma le eccellenze delle imprese nazionali, qui vedo, ho sentito Enel, vedo Telecom, vedo Wind, altri purtroppo, sicuramente ce ne sono altre, non le cito perché non conosco le singole persone, ma sono sicuro che ci sono anche altre aziende, grandi imprese nazionali, ci sono le, non dico le principali perché potrebbe offendersi qualcuno, ma 12 delle più grandi, delle associazioni dei consumatori nazionali. E sono ancora più soddisfatto della giornata odierna per le richieste di adesione e di presenza a questo convegno. Noi abbiamo avuto, sono qui tutti i miei collaboratori, dal segretario generale, dalle collaboratrici, via dicendo, che hanno avuto una sfilza, anche in questo caso, di eccellenze nazionali, di avvocati, di responsabili di compliance, di responsabili degli uffici legali, che hanno chiesto di essere presenti. E questo, credo, è un primo ringraziamento che faccio anche per l'ottima organizzazione che attraverso, che il professor Papante, attraverso il professor Iurilli, appunto, si è riuscito a dare alle presenze, ma poi tornerò, che mi hanno preceduto. Dicevo, secondo me dobbiamo cominciare a essere coerenti un pochino con noi stessi, in un'associazione di consumatori. Io sono convinto di aver dato qualcosa, io come tutti i miei colleghi della mia età, o più giovani di me o più anziani di me, ma era un momento diverso. Io sono nato nel consumerismo quando ancora non c'era la legge del 98, ho vissuto la legge del 98, ho vissuto il codice del consumo, sto vivendo in maniera, vi assicuro, molto profonda il decreto 21, perché è un aspetto fondamentale per il futuro. Ma posso essere capace io affrontare queste problematiche che ho fatto all'università, credo all'incirca 40 anni fa,
così come sono capaci i ragazzi che ad esempio hanno svolto questo corso di alta formazione, probabilmente nonostante la voglia, la volontà, la scelta di seguire a studiare, che grazie al cielo mi appassiona, sicuramente il mio non sono più io che posso portare avanti fino in fondo il nuovo. Perché? Ma per un motivo molto semplice, perché ormai dobbiamo metterci in testa come consumeristi, usiamo questa bellissima parola, che noi abbiamo dei doveri verso i cittadini, verso coloro che vogliamo rappresentare. Primo, dobbiamo essere professionalmente all'altezza dei nostri interlocutori. È fondamentale. Io porto il mio esempio non per dire qualcosa di me. Io credo che i colleghi che mi conoscono non mi hanno mai visto a un tavolo dell'energia piuttosto che di un'altra materia. Io conosco il credito, conosco la privacy, conosco altre poche materie e su quelle voglio potermi confrontare alla pari nel momento in cui vado in Ambi, vado in una grande banca, vado anche, e sarà la seconda parte di questo passaggio, quando vado anche in antitrust piuttosto che in altre authority indipendenti. E quindi il primo aspetto è la professionalità. Professionalità significa aggiornamento, significa studio, significa non ritenersi soddisfatti nel momento in cui si assume una laurea o addirittura un dottorato. Il secondo aspetto, ma un po' l'ha citato il dottor Calabrò, è che non basta neppure quello. Noi dobbiamo essere, passatemi un termine, probabilmente neanche un sillogismo, pre-legislatori. Noi dobbiamo essere capaci come consumeristi di proporre al legislatore o all'autorità, laddove necessario, ciò che noi riteniamo utile per il consumatore, essere capaci di dire che su quell'argomento probabilmente la normativa non è ancora sufficiente, probabilmente vanno fatte delle modifiche, probabilmente vanno abrogate. Non entro nel merito perché sarebbero tante e poi, come ho detto, non voglio smentirmi, parlerei solo esclusivamente di credito come faccio sempre, ma credo che chiunque, per ogni settore, ognuno può dire che è vero che la normativa è vecchia, la normativa è superata, la normativa è da aggiornare. Credo che ognuno di noi, docente, legislatore, sa che questa è la realtà dei fatti. Quindi ecco perché io ho ritenuto importante, insieme ai colleghi, insieme ai soci di Consumer Forum, di sviluppare l'attività delle università all'interno di questa associazione unica in Europa. Sta nascendo qualcosa in Spagna, sta nascendo qualcosa in Romania, tant'è che li stiamo coinvolgendo per quello possibile, ma con le difficoltà che potete immaginare di rapporti, di conoscenza, di legislazioni completamente diverse. Però non c'è che dire, l'Italia nel 1999, grazie, abbiamo qui una presenza storica come azienda, ovviamente parlo solamente come azienda, come Telecom, che nel 99 già era presente nella costituzione dell'associazione di Consumer Forum. Quindi in sostanza con queste parole io volevo dire una cosa molto semplice: basta, e lo dico a me stesso per primo, basta con l'improvvisazione. Un consumerista serio non può improvvisare nel momento in cui si presenta di volta al professor Cassini per altro negozio o si confronta col professor Calabrò, ovvero con chiunque di coloro, perché siamo in questa sede. Quindi quadri formati, quadri capaci, quadri conoscitori, ormai grazie al cielo non è più come ai miei tempi, conoscitori delle lingue, perché ormai la legislazione è soprattutto europea, quasi nulla è più scritto in italiano quando si va in Europa, nonostante noi siamo, spero, dico anche qui da finanziario, siamo il quarto contributore come fondi all'Unione Europea, nonostante questo non c'è quasi più nulla scritto in italiano, quindi le lingue sono fondamentali, la volontà di studiare, la volontà di aggiornarsi, quindi quadri importanti, quadri formati, quadri con voglia di approfondire la materia per cui stanno lavorando. Avviandomi, perché non voglio tediarvi più di tanto, avviandomi verso la conclusione, così posso iniziare a fare anche dei ringraziamenti, io vi pregherei di prendere
due aspetti degli interventi della professoressa Bellelli e del duo Calabro Cassini. Io guardo la professoressa Bellelli perché? Per due motivi. Uno, se avete notato, che questo deve essere un po' lo sforzo che ognuno deve fare, la professoressa Bellelli non si è, mi passi il termine tra virgolette, appiattita sulla lettura generale delle clausole vessatorie, delle clausole inibitorie, né oggi. Io ho avuto la fortuna anche di ascoltarlo, dopodiché ovviamente sono andato a imparare qualcosa dai suoi scritti, se ricordo bene prima dell'89 o qualcosa del genere, forse addirittura prima, io credo che sia partito dall'89, mi sembra, adesso non ricordo la data esatta, cioè è andata oltre. Se usiamo un hashtag, diremo è andata a vedere ciò che non funzionava. Non si è accontentata di dire meno male c'è questa norma, abbiamo fatto un passo avanti. No, quel passo è un punto di partenza, che è un po' quello che sto cercando di dirvi da quando ho iniziato a parlare. È andata oltre. Ma la seconda cosa che la professoressa Bellelli ha detto è che non basta la legislazione, la normativa, l'applicazione che è stata fatta fino ad oggi. Bisogna andare avanti. Perché la normativa non è chiara, perché alcuni passaggi non ci sono proprio e via dicendo. Ecco dove il vostro, parlo ovviamente di chi ha partecipato al corso di alta formazione, il vostro contributo in prospettiva sarà importante. E quindi ringraziamenti al professor Isabelle. Il secondo ringraziamento, poi arrivo all'antitrust, è per il professor Pavanti Pelletier, per il dottor Bergata, per il dipartimento, non si dice più facoltà, per il corso ero sicuro della riuscita fin dal primo momento, ma mi permetta un passaggio che forse è stato poco sottolineato in questi mesi. È vero che il corso è stato di alta formazione, verissimo, io ho visto i risultati, ero presente, ho visto i risultati di vincitori, ragazzi in gambissima, ma erano presenti a questo corso anche giovani, persone meno formate rispetto a coloro che già avevano un percorso già avviato. Questo significa ragionare per il futuro, questo significa ragionare per il domani. Il ragazzo, ne conosco uno fra tutti, lo conosco personalmente, che si è laureato mentre era qui, vuol dire che avrà avuto la fortuna di fare un corso insieme a persone molto più specializzate di lui e probabilmente lo auguro a lui, ma lo auguro anche a me stesso, di proseguire questo percorso di consumerista, fermo restando, lo ripeto, il discorso relativo alla alta formazione. Ovviamente un ringraziamento ai ragazzi che hanno partecipato, ripeto, ho visto i voti, li ho ascoltati uno per uno una settimana fa, 10 giorni fa, tutti interessati, mi è sembrato di capire, e sono certo che ho capito, a proseguire questa esperienza. Adesso vedremo come fare uno stage presso le associazioni dei consumatori per aiutare le associazioni, ma per formare ancora di più loro, quindi grazie anche a loro. E arrivo, ultimo ringraziamento, per non fare tutti alla fine, con il dottor Calabro, che posso di poter chiamare amico, anche se amico è una parola grande, e con il dottor Cassini, se conosco meno, ma conosco bene le sue, perché mi è capitato di incrociarle, le sue capacità professionali. Anche qui è ovvio, ci sono nei due interventi, sono degli aspetti che sono, come si può dire, fondamentali, importanti, che mi hanno richiamato alla mente interventi anche del professor Pedruzzella, l'attuale presidente, in cui spesso ha richiamato, io ricordo l'ultimo alla giornata europea, se ricordo bene, qualche mese fa, su alcuni aspetti che sono stati oggi richiamati, ma anche qui vorrei andare oltre. Anche questo richiamato espressamente, non solamente nella relazione annuale che fa l'antitrust al Parlamento, ma detto più volte a voce e detto, passatemi questo termine, con voce veramente forte, della necessità che in Italia si faccia una nuova legge sulla concorrenza e sulla tutela,
È dal 2007 che non abbiamo una legge sulla concorrenza. L'antitrust l'ha preparata, l'ha predisposta, è pronta. Non mi sta bene come consumerista, sono contento del risultato, non mi sta bene come consumerista però che nella legge di stabilità si parli della gratuità, che già c'era peraltro, dei conti correnti, ma non si parli delle assicurazioni che sono ferme lì al MISE perché bisogna aspettare la legge successiva. Serve una legge organica, serve qualcosa che affronti le problematiche e che poi vada a modificare la legislazione specifica, conoscendo noi come sarà il nuovo rispetto a ciò che c'è stato fino ad oggi. C'è un altro aspetto però importante che ha riportato molto precisamente, e dico anche una posizione personale, non mi vergogno a dirla, e mi avvio veramente alla conclusione, che ha ricordato il professor e il dottor Cassinis, il discorso degli impegni. Io lo dico con molta sincerità, io ero contrario, io vi ricordo, se non sbaglio uno di me, lo su un banco, ma se ricordo bene. E io dico, ma se noi consumatori abbiamo ragione, ma perché non devono sanzionarlo? Poi nel tempo ho capito l'importanza, rimanendo sullo stesso esempio, non più tardi di 2 mesi fa, 3 mesi fa, quell'impegno del 2009-2010, se non ricordo la data esatta, è stato ripreso nuovamente, sono state abbassate le commissioni nuovamente, è stata impegnata il consorzio Bancomat, sempre per parlare di finanza, ogni anno a muoversi con un qualcosa in più rispetto al passato, se ricordo bene correggetemi, che non è più solamente la commissione in quanto tale, ma secondo le condizioni di mercato, lo sviluppo del sistema di pagamento, se ricordo bene, come andando a scelta. Esatto. Quindi per me è importante questo, la legge sulla concorrenza e sulla tutela, io è di ieri, ma un po' di giorni, che sento, un po' di settimane che ho questa, una continuità di telefonate che vi assicuro sia abbastanza pesante, perché anche io non so dare una risposta, e questo è gravissimo da parte di un consumerista. C'è un settore su cui ancora si lavora, a mio avviso almeno, probabilmente è colpa mia, poco. E quello della cessione del credito, che Francesco ride. Fino a ieri mi è stato detto, io ancora vorrei capire un attimino come funziona questo settore, cosa è stato fatto, come cambiarlo, come il consumatore è tutelato nei momenti in cui, e non parlo di cessione del credito dalla banca, recupero crediti, non parlo di quello, certo parlo di recupero crediti, ma quando poi subentra un commercialista, perché lo può fare? È legittimo, e per esempio faremo un intervento insieme alla dottoressa Grisardi, vi diremo qualcosa con la dottoressa Grisardi. I sistemi di pagamento, la carta di credito, la carta virtuale, è giusto, non è giusto, dobbiamo parlarne. E ecco che torno in conclusione, questa volta veramente, ecco che torno ai ragazzi che hanno preso, a coloro che li hanno formati e ai ragazzi che hanno partecipato al corso di alta formazione. Ecco, io da voi, da persona che ha dato un po' della sua vita, una lunga parte della sua vita al consumerismo, è questo che vi chiedo. Non aspettatevi grandi riconoscimenti, anzi, spesso veniamo accusati di essere rompiscatole, di essere quelli che vogliono tutto subito, premesso che non tutte le situazioni sono uguali, premesso questo. È un percorso che si fa, è una strada, passo dopo passo, non si finisce mai di andare avanti. Adesso abbiamo il grande, non lo chiamo problema, lo chiamo opportunità, la grande opportunità dell'Europa, è camminare su questa strada. Se vi è piaciuto, se la vostra strada è quella del consumerismo, se quella è la strada, ecco, non basta il pionerismo di una volta, è necessario, non basta che uno sappia mettere in croce due parole e magari fa bella figura a un convegno, assolutamente non è sufficiente. È necessario studiare, andare avanti, proporre, e state sicuri che anche noi più maturi, non voglio dire più anziani, avrete ascolto, almeno in una parte di noi, sicuramente avrete ascolto in Consumer Forum, che è l'organismo, l'associazione che è nata per questo, per costruire, per discutere, per trovare soluzioni non divisive, assolutamente no, ma soluzioni che aiutino imprese e associazioni di consumatori,
con il contributo fondamentale degli Atenei, anche qui chi ha passato una vita sui libri di studio, su come migliorare la nostra normativa nazionale, poi per quella che riguarda la parte europea, ecco, troverete ascolto e sicuramente troverete solamente delle persone, ne ho qui tre e una davanti quattro, che sicuramente vi daranno ascolto laddove possono e possono, vi daranno sicuramente quei consigli utili per proseguire su questa strada. Grazie. Bene, grazie dottor Ciolini. In queste osservazioni conclusive direi che ha tracciato le linee di nuovi futuri incontri di studio che noi pensiamo e speriamo di poter realizzare contando sulla vostra autorevole presenza e competenza. Quindi, e poi ringrazio ovviamente tutti voi che siete intervenuti per la presenza. Grazie.